Buona giornata, siamo pronti in studio per iniziare il nostro consueto telegiornale. Inizieremo dalla maxi operazione contro il clan mafioso Rinzivillo, un'operazione che dalla Sicilia si estende fino alla Lombardia e toccando poi anche la Germania. Ci sono 37 arresti scattati oggi, sequestrati anche beni e società per 11 milioni. Tra gli arrestati nell'operazione anche un avvocato e due carabinieri militari, secondo l'accusa avrebbero passato notizie riservate ai clan. E poi a Catania un 65enne era chiamato il mago, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di abusi e violenze sessuali su minori, con lui manette anche il padre di una vittima. E poi sempre a Catania un altro arresto, un 31enne convertito alla fede musulmana, è accusato di aver ridotto in schiavitù e anche accusato di violenza sessuale continuata, sequestro di persona, maltrattamenti su una donna con cui aveva convissuto. La donna era costretta anche a indossare il velo islamico. E poi la pagina sportiva, il Catania vola in testa alla classifica dopo il successo con il Monopoli. Nel corso del TG tutti i gol delle siciliane nel turno infrasettimanale di Serie C. Di questo e di molto altro vi parleremo nel corso del telegiornale. Vi aspetto in studio dopo la pubblicità. Sei candidato alle prossime elezioni regionali del 5 novembre? Ultima TV è il veicolo giusto per parlare ai tuoi elettori. Contattaci per dare voce alle tue idee. 095 38 74 26 o commerciale @ultimatv.it. Professionalità, qualità. Ricambi. Assistenza post vendita. Trent'anni d'esperienza al servizio del cliente. Merid, via Messina 780, zona Cannizzaro, Catania. Speciale concerti. I big della musica italiana ed internazionale raccontati attraverso le interviste esclusive, le emozioni dei fan, le note dei loro successi. In onda ogni martedì e giovedì alle ore 21. Una produzione Ultima TV. Rieccoci in studio, benvenuti al nostro telegiornale. In primo piano, lo avete già sentito dai titoli di copertina, la maxi operazione contro il clan mafioso Rinzivillo di Gela, un'operazione che dalla Sicilia si è estesa alla Lombardia fino anche alla Germania. Sono 37 gli arresti che sono scattati oggi, sequestrati anche beni e società per 11 milioni. Tra gli arrestati nell'operazione ci sono anche un avvocato e due carabinieri, due militari, secondo l'accusa avrebbero passato notizie riservate ai clan. I dettagli nel primo dei nostri servizi di Simona Zappalà.
C'è un'ala criminale e una imprenditoriale, ci sono diversi nomi noti coinvolti e tante attività illecite che sono state scoperte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e Catania. Un'indagine complessa coordinata dalla Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo che ha visto la partecipazione della Polizia Criminale Tedesca che ha portato all'arresto di 37 persone appartenenti al clan mafioso Rinzivillo. L'operazione Druso ed Extrafines è scattata alle prime luci dell'alba e ha portato agli arresti per intestazione fittizia di società, traffici di droga sull'asse Germania-Italia e gravi episodi estorsivi. A capo di tutto Salvatore Rinzivillo, che insieme a Santo Valenti gestiva le estorsioni. Nello specifico le indagini della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Roma hanno accertato le fasi dell'estorsione a una nota famiglia romana, Berti, titolare del Caffè Veneto. I due criminali venivano aiutati anche da due carabinieri, Marco Lazzari e Cristiano Petrone, che fornivano ai boss informazioni riservate attraverso l'accesso abusivo alle banche dati delle forze di polizia. La vittima dell'estorsione, Aldo Berti, da un lato denunciava i suoi estorsori, dall'altro si affidava a Baldassarre Ruvolo, pregiudicato, prima collaboratore di giustizia, poi estromesso dal programma di protezione, appartenente alla famiglia mafiosa di Cosa Nostra dei Galatolo dell'Acquasanta di Palermo. La famiglia Rinzivillo gestiva anche traffici illeciti di armi. Le figure di spicco, oltre al Salvatore, erano i fratelli Antonio e Crocifisso, detenuti al 41 bis. L'attività del clan andava ben oltre, anche sulla commercializzazione di prodotti ittici sull'intero territorio nazionale e all'estero. Il patto mafioso proprio sul commercio del pesce consentiva a Salvatore Rinzivillo di infiltrarsi nel mercato attraverso imprese mafiose da lui controllate, riconducibili a Carmelo e Angelo Giannone, padre e figlio. Salvatore aveva contatti anche con esponenti mafiosi di Mazara del Vallo e con importanti pregiudicati, tra loro anche un boss italo-americano, Lorenzo De Vardo, per l'avvio di importanti iniziative economico-commerciali. Ma la sua rete di contatti era molto fitta, tra loro anche rapporti con i clan mafiosi catanesi appartenenti alla famiglia calatina di Francesco La Rocca, storico capomafia di San Michele di Ganzaria, appartenente al clan dei Carcagnosi. Tra il clan Mazzei e quello dei Rinzivillo spicca la figura dell'avvocato Gian Domenico D'Ambra, un professionista che si serve della criminalità organizzata per ottenere favori personali. Il clan angelese dei Rinzivillo fu decimato nel 2006 con un'operazione dei carabinieri chiamata Tagli Pregiati, che portò in carcere 79 persone e il sequestro di beni per oltre 20 milioni di euro tra la Sicilia, il Lazio e la Lombardia. In manette finirono anche 6 donne accusate di aver garantito i collegamenti tra i boss e i detenuti e i luogotenenti che operavano all'esterno. L'inchiesta antimafia scattò dalla denuncia di un commerciante che denunciò un caso di estorsione. Anche allora tra gli indagati fu fermato un maresciallo dei carabinieri accusato di aver passato ai clan informazioni riservate. Cambiamo argomento, spostiamoci a Catania per un arresto. Un 31enne convertito alla fede musulmana è accusato di aver ridotto in schiavitù e poi violenza sessuale e continuata, sequestro di persona, maltrattamenti su una donna con cui aveva convissuto. Santi Ligieri. 6 mesi d'inferno subendo violenze, soprusi e maltrattamenti di ogni tipo. Arriva da Catania la storia di una giovane ragazza costretta dal proprio fidanzato ad una vita in schiavitù. L'uomo si chiama Giuseppe Dignoti, catanese di 31 anni e si è convertito alla fede musulmana, motivo per il quale si presentava sempre come originario del Marocco col nominativo di Yusuf. La sua ex compagna ha raccontato che spesso era costretta a non uscire di casa e a subire aggressioni, nel corso delle quali ha anche riportato lesioni gravissime, e ad indossare il velo islamico, a pregare insieme all'uomo e a visionare vari video in cui erano riprese uccisioni commesse da uomini arabi di prigionieri occidentali uccisi perché infedeli. La donna, dopo l'ennesima aggressione, è riuscita a fuggire proprio mentre si trovava ricoverata in un ospedale catanese. Da lì è iniziato un lungo viaggio in treno, passando per Paternò, Napoli, per poi raggiungere Torino, dove lo scorso 22 settembre ha presentato una denuncia alla Digos. Dignoti era già stato condannato per il reato di violenza sessuale, lesioni e maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie e aveva scontato la pena in carcere dal 2010 al 2015. L'uomo è stato arrestato e deve rispondere delle accuse di riduzione in schiavitù, violenza sessuale continuata, sequestro di persona, maltrattamenti e lesioni personali gravissime. Andiamo avanti, un 65enne era chiamato il mago, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di abusi e violenze sessuali su minori e insieme con lui sono finiti in manette altre 2 persone, anche il padre di una vittima. Sentiamo Simona Zappalà ancora.
Una storia piena di orrore e dolore che ha come protagonisti i ragazzini privati della loro infanzia da coloro che invece dovevano proteggerli. La polizia etnea ha scoperto una squallida serie di abusi su minori e un giro di prostituzione minorile che ha portato all'arresto di 3 persone, tutte catanesi. Tra loro spiccava la figura di un uomo chiamato il Mago, pregiudicato, già detenuto per lo stesso reato. Lo vedete dalle immagini che ritraggono la casa di uno dei 3 arrestati, un parrucchiere catanese che utilizzava il seminterrato nel rione dei Cappuccini, insieme al Mago, come luogo dove approfittare sessualmente di altri minori. L'orrore però andava ben oltre, fra gli arrestati anche il padre di 2 delle vittime. Le indagini infatti sono partite lo scorso luglio, quando una delle ragazzine abusate, affetta da un deficit cognitivo, aveva raccontato di aver subito per anni abusi sessuali da parte del padre e di una persona estranea alla famiglia che la ragazza conosceva come il Mago. I 2 avrebbero costretto la giovane a prostituirsi. La squadra mobile di Catania, in collaborazione con il pool di magistrati della procura etnea che si occupa dei reati contro le fasce deboli, ha scoperto gli abusi sessuali alla ragazzina, ma anche al fratello, anche lui minorenne. La polizia ha verificato che per anni il cartomante, insieme al padre delle vittime, aveva costretto sua figlia a prostituirsi. I 3 sono stati arrestati e si trovano nel carcere di Piazza Lanza. Cambiamo argomento. Ad Agrigento c'è un intero quartiere che non può utilizzare l'acqua potabile a causa della presenza di batteri appunto nell'acqua. Intanto scatta il divieto di balneazione a San Leone, i parametri a quanto pare non rispettano i criteri. Giuseppe Castaldo. Situazione difficile per gli abitanti di Villa Seta, quartiere satellite di Agrigento, nato per ospitare gli sfollati in seguito alla famosa frana che interessò la città dei Templi nel 1966. Da 2 settimane infatti non possono usare l'acqua per uso potabile e neanche per la preparazione dei cibi. Lunedì scorso il dirigente medico del Servizio Igiene Pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, ha comunicato a Palazzo dei Giganti che dai rapporti di prova sui campioni di acqua prelevati dai tecnici dell'ASP lo scorso 13 settembre, al punto di prelievo uscita serbatoio Villa Seta vi è presenza di batteri coliformi. Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha dunque firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per 56 vie di Villa Seta, praticamente tutte quelle collegate all'omonimo serbatoio. I risultati delle controanalisi dell'ASP di Agrigento ancora non sono pervenuti a Palazzo dei Giganti, che dunque non può revocare l'ordinanza. Problemi che non riguardano soltanto il quartiere di Villa Seta, ma anche il mare di San Leone. Nella giornata di ieri, infatti, il primo cittadino ha firmato un'altra ordinanza che vieta la balneazione nello specchio acqueo antistante il lungomare Falcone Borsellino a San Leone, perché i risultati delle analisi effettuati su quella porzione di mare non rispettano i criteri di legge. Qualche giorno fa il crollo di una porzione della piazza Valverde, comune nel Catanese. Questa mattina il collega Santi Ligeri è tornato sul posto. Il nuovo crollo nella piazza centrale di Valverde degli scorsi giorni, dopo quello del 2015, ha fatto emergere un problema strutturale nel territorio del comune catanese. Il sottosuolo è fragile e rischia di cedere, specialmente in questo periodo dell'anno in cui le piogge sono frequenti. Un allarme che è arrivato anche alla regione, in particolare all'assessore regionale delle infrastrutture Luigi Bosco, che ieri ha fatto visita proprio a Valverde, dove ha potuto constatare con i suoi occhi la gravità della situazione. Oggi in riunione con l'ufficio tecnico, con l'architetto della curia e con i nostri consulenti per cercare di approntare una situazione per continuare almeno in questa fase di somma urgenza. Le cause, è evidente che, come dire, un tipo di pioggia, cosiddette bombe d'acqua che vanno verso ormai la normalità piuttosto che la eccezionalità, è probabilmente un meccanismo di smaltimento delle acque che non risponde più ai criteri attuali. Stiamo parlando di strutture che risalgono agli anni 70, questo comporta una revisione. Per far questo, così come si è detto con l'assessore Bosco ieri, necessita un tipo di intervento che non è sostenibile da un comune, va fatto un ragionamento più ampio. Intanto il sindaco domenica scorsa ha emanato un'ordinanza per recintare l'intera piazza del santuario a seguito della relazione ufficiale dei Vigili del Fuoco di Catania. La voragine è stata riempita con circa 40 metri cubi di calcestruzzo per evitare nuovi cedimenti. Chiusa anche via Sant'Anna per precauzione a causa dell'apertura di una profonda buca. Ma le toppe momentanee non bastano più, serve un intervento che possa garantire la sicurezza dei cittadini. Va fatto un ragionamento anche con altri comuni limitrofi, perché il meccanismo
è conseguenziale, dico, c'è un ragionamento che non può prevedere soluzioni di continuità, per cui noi raccogliamo acque che vengono da altre parti e che trasportiamo da altre parti. Quindi l'obiettivo è, ieri ho fatto fare un giro all'assessore, era quello di renderlo edotto di quella che è la situazione, che non è solo la piazza, è una situazione un po' più complessa nel territorio e che necessita un intervento strutturale importante, come lui stesso ha sottolineato, e che, lo ribadisco, non può essere gestito solamente dal Comune di Valverde. Andiamo in pubblicità qualche istante e poi ci ritroviamo in studio. Malata, l'ospedale è la mia nuova casa, però come la vorrei tutta nuova e diversa. Basta, ora faccio una magia e trasformo tutto io. Vabbè, era solo un sogno. No, l'ADD fa proprio questo. Trasforma ospedali oncologici pediatrici in spazi dove giocare, suonare, creare e così prendersi cura dei bimbi. E con il tuo aiuto puoi sbloccare il sogno. L'ADD progetta e realizza case della meraviglia che chiamiamo Wonderland. Accompagna i bambini perché combattano la malattia con l'arte, il gioco e il sorriso. Questo è il progetto della casa per i bimbi in cura e per le loro famiglie dell'ospedale di Catania. Ma senza il tuo aiuto rischia di rimanere così. Dona via SMS o chiama il 45512 per aiutare l'ADD a completare la realizzazione. Anche se sono malata, sono sempre una bambina. Per saperne di più, vai su laddonlus.org. Ventisettesima sagra della Mostarda e del Fico d'India. Vi aspettiamo a Militello in Val di Catania nei giorni 6, 7, 8, 14 e 15 ottobre. Per trascorrere una giornata tra storia e tradizione nel cuore del barocco siciliano. Ti prepari a scalare l'Etna? Per conquistare la vetta del vulcano attivo più alto d'Europa, patrimonio dell'UNESCO, la funivia dell'Etna. Da oltre 50 anni, con una moderna funivia e con confortevoli fuoristrada, ti porterà fino ai 3.000 metri di quota. Funivia dell'Etna, come stare seduti sul divano di casa. E se sei un tour operator, contattaci. Seconda parte del nostro telegiornale, siamo rientrati in studio, andiamo subito a Palermo. Due furti all'ospedale dei bambini, rubati due televisori nel reparto di chirurgia pediatrica e in pediatria. La direzione dell'ospedale si dice amareggiata per l'ennesimo furto che danneggia soprattutto i pazienti. Roberto Chifari. Le immagini che vedete si riferiscono a 2 anni fa, ma la modalità è sempre la stessa. Ennesimo furto all'ospedale dei bambini di Palermo, stavolta i ladri hanno portato via 2 televisori LCD. Ennesimo raid, tanto che è impossibile ad oggi censire i furti che hanno negli ultimi mesi messo sotto scacco la struttura di Via dei Benedettini. I controlli ci sono, le telecamere pure, eppure la situazione è sempre la stessa. Individuato l'oggetto da rubare, i ladri colpiscono quasi sempre a colpo sicuro. E così il televisore, che dovrebbe allietare le attese dei piccoli pazienti dell'ospedale, finisce nel salotto di qualcuno. Il primo furto è avvenuto venerdì scorso nel reparto di chirurgia pediatrica, il secondo la scorsa notte nel reparto di pediatria. Incuranti delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso tutto, i ladri hanno staccato l'apparecchio dai cavi, l'hanno infilato in un sacco e l'hanno portato via. 2 furti a pochi giorni l'uno dall'altro. Il più amareggiato resta il direttore sanitario Giorgio Trizzino, che si è detto scoraggiato per l'ennesimo furto che colpisce un reparto dove sono ospitati decine di bambini. Quei televisori servono ad allietare le ore di attesa dei bambini, dice Trizzino. Ogni volta che portano via qualcosa dall'ospedale provo una grande tristezza e una grande amarezza. Non si comprende che il danno non lo si fa alla struttura ma ai bambini. La direzione però stavolta ha deciso di non subire e ha presentato denuncia alla polizia contro ignoti. Alla denuncia sono state consegnate anche le immagini del sistema di videosorveglianza che dovrebbe chiarire i contorni di una vicenda che appare triste. Intanto chi rimane senza televisore sono proprio i bimbi dell'ospedale di Cristina.
E noi ora torniamo sull'aggressione alla dottoressa in servizio alla Guardia Medica in un comune del Catanese. È una falsa notizia quella riportata sulla presunta derubricazione da violenza sessuale a infortunio sul lavoro del reato contestato all'uomo che ha violentato la dottoressa. Ad intervenire su questa vicenda è stato il procuratore Zuccaro. Una notizia che sembrava assurda, tanto da rivelarsi falsa. Arriva direttamente dal procuratore di Catania, Carmelo Zuccaro, la smentita sulla voce circolata negli scorsi giorni su alcuni quotidiani online di informazione della presunta derubricazione da violenza sessuale a infortunio sul lavoro del reato contestato all'uomo che ha violentato la dottoressa in servizio alla Guardia Medica di Trecastagni. Zuccaro ha sottolineato in una lettera inviata all'Ordine Nazionale dei Giornalisti come non esista nel nostro codice penale nessun reato rubricato come infortunio sul lavoro, ma piuttosto il reato di lesioni personali. Sta di fatto, scrive il procuratore, che i reati contestati all'indagato dal PM e confermati dal GIP nell'ordinanza cautelare in carcere sono quelli di violenza sessuale aggravata perché commessa su un incaricato di pubblico servizio, di sequestro di persona, di lesioni volontarie pluriaggravate e di danneggiamento. Nella lettera il magistrato catanese cita la pagina del Tempo.it che il 30 settembre ha pubblicato l'articolo Catania dottoressa stuprata in guardia medica, non violenza ma infortunio sul lavoro, derubricata l'aggressione al medico siciliano. È la notizia su RaiNews.it del 1 ottobre dove si legge nel testo dell'articolo: è stata derubricata dal giudice come incidente sul lavoro la violenza sessuale subita da una dottoressa mentre entrava in servizio alla Guardia Medica di Trecastagni. La News 24, che ha poi provveduto a pubblicare una rettifica. Il grave travisamento dei fatti dagli autori di questi articoli online, scrive il procuratore Zuccaro, non è certamente emblematico del quotidiano scrupoloso sforzo prodotto dai giornalisti professionisti per accertare i fatti, verificare le fonti e così offrire un'informazione corretta. Il magistrato auspica un incisivo intervento da parte degli ordini competenti per impedire la diffusione di notizie false che alimentano sui social network polemiche ingiustificate nei confronti di magistrati che compiono giornalmente con serietà il proprio dovere. E chiudiamo anche la seconda parte del nostro telegiornale. Andiamo in pubblicità, poi ci ritroviamo in studio con una ricca pagina sportiva, come sempre. Poliambulatorio medico, cardiologia, oncologia, ortopedia, radiografie, mammografie, TAC, ecografie, risonanza magnetica, scintigrafie, prestazioni di diagnostica per immagini, analisi di laboratorio. Piazza Stesicoro 8, Catania, telefono 095 31 28 69. Arrivati alla pagina sportiva, con una prestazione di grande forza e sofferenza, il Catania batte il Monopoli per 1-0 e si porta in testa alla classifica del girone C di Lega Pro. Le immagini della vittoria rosso-azzurra le vediamo nel servizio di Giovanni D'Antoni. 5 vittorie, 5 gare con porta inviolata e un dolce ritorno in vetta 11 anni dopo l'ultima volta. Questo Catania salta ai doveri di cronaca non solo per la vittoria sofferta e importante ottenuta in casa contro il Monopoli grazie alla rete messa a segno da Curiale, ma sorprende anche per la solidità del gruppo, la netta consapevolezza che nello spogliatoio non esistono titolari e riserve, l'importanza di esserci tutti insieme. Quello del Massimino è il big match tra le prime della classe. Sotto una pioggia battente, i rossazzurri, spinti da oltre 11.000 tifosi, altra statistica record per il campionato, partono ancora una volta senza indugi e trovano la rete del vantaggio all'ottavo minuto. Lodi inventa, lancia Marchese sull'auto di sinistra, il terzino con un traversone basso pesca Curiale che da due passi deposita in rete il più facile dei tapini.
La partenza sprombattuto degli etnei, oggi rivoluzionati nell'11 titolare rispetto a Cosenza, spaventa i pugliesi. Il terreno di gioco regge nonostante le condizioni, così come a tenere il Catania, che per mezz'ora detta legge e fatta eccezione l'occasione sui piedi di Ricci a 10 dalla pausa non rischia nulla. E al contrario rischia di portarsi sul 2-0 con il solito Russotto, che con un mancino al volo trattiene in gola l'urlo del Massimino. Copione simile anche nella ripresa, pressing asfissiante e Bardini messo a dura prova. Poi nel cuore del secondo tempo esce fuori la qualità del Monopoli. La formazione di Tangorra osa di più e per un quarto d'ora costringe Rossazzurri ad alzare le barricate nella propria metà campo, scontrandosi con una retroguardia anche quest'oggi arcigna e impenetrabile. Genchi prova il gol della serata al volo cogliendo l'esterno della rete. Curiale e Ripa sciupano più tardi a pochi minuti dal termine l'opportunità di chiudere anzitempo il match. Dopo 5 minuti di recupero gli 11.000 del Massimino possono festeggiare. Catania in vetta, Catania al Cardiopalma, con il legame squadra tifosi sempre più forte. E andiamo a sentire insieme le interviste nel post gara. Devo dire che il Monopoli è una squadra molto ben organizzata, che si è dimostrata meritevole della classifica con cui è venuto qua, però c'è da dire che siamo stati bravi perché abbiamo concesso loro solo un'occasione nel primo tempo, quindi al di là poi di una pressione che era giusto anche avere e un campo che sicuramente a noi non ci favoriva per il tipo di squadra che abbiamo, però alla fine insomma diciamo sono queste partite che ti fanno arrivare in fondo, ti fanno vincere i campionati e voglio ricreare subito quella fame, quelle motivazioni, quell'atteggiamento da guerrieri che una settimana di stacco ci può dare per prepararci al derby di Siracusa e quello successivo con la Leonzio. Devo dire che non credevo che in così poco tempo avremmo ricreato questo feeling, questa partecipazione dei tifosi, pensavo ci volesse più tempo. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi a portarsi i tifosi subito dietro. I tifosi poi del Catania li conosciamo, basta una piccola miccia per far riesplodere tutto e in questo senso speriamo di averli con noi fino alla fine, perché vuol dire che avremo dato loro le soddisfazioni che meritano. Penso che non dobbiamo buttare niente perché abbiamo fatto un'ottima prestazione contro un'ottima squadra. Il campo era un po' pesante, quello magari ci ha penalizzato sul nostro modo di giocare, però dobbiamo essere felici della vittoria e ripartire più forti che mai. È un grandissimo risultato perché abbiamo incontrato una squadra molto organizzata, rocciosa, ci ha messo in difficoltà, però ancora una volta abbiamo dimostrato di saper soffrire, di portare a casa il risultato. Sono contentissimo di aver fatto il secondo gol in campionato, ma soprattutto che stiamo continuando su questa strada. È un complimento grande a tutta la squadra, soprattutto alla difesa, al portiere, che non prendiamo gol. Non deve essere la nostra prerogativa difendere l'1-0, ma cercare anche di aumentare il nostro vantaggio, perché insomma anche difendersi sempre non è poi giusto, quindi, però va bene, comunque il campionato lo sappiamo, saranno tante le partite vinte con pochi gol di scarto, quindi è importante saper difendersi, saper sacrificarsi e saper soffrire con ordine, con organizzazione e con la testa alta. La Leonzio viene sconfitta a Lecce in casa della neo capolista del campionato di C insieme con il Catania. Non basta la doppietta di Arcidiacono. Marco Carli. Due pareggi e due sconfitte nelle ultime 4 partite. La Leonzio sperimenta nel momento peggiore la difficoltà della Serie C. Nel momento peggiore perché di mezzo c'è anche la vicenda stadio. Il sindaco di Lentini Bosco ha scritto al sindaco di Catania Bianco per chiedergli un incontro, perché il Massimino è l'unica soluzione. Intanto c'è il campo, il Tour della Puglia, che si concluderà sabato nella sfida con la Virtus Francavilla. Ieri nella prima tappa contro la neocapolista Lecce la Leonzio ci ha provato nonostante l'avvio complicato. Infatti dopo poco più di 20 minuti i salentini erano già in vantaggio per 2-0. Le due reti nel giro di 60 secondi, prima Caturano sul rigore, poi Di Piazza su assist di Mancoso. Grandestro e nessuna possibilità per Narciso. I bianconeri però ci provano e accorciano con Arcidiacono su calcio di rigore. Il Lecce riesce ugualmente ad andare a riposo con due reti di vantaggio, il tacco di Caturano vale il 3-1. Sembra finita, ma la squadra di Lentini non ci sta e in avvio di ripresa con il solito Arcidiacono accorcia nuovamente.
La Leonzio gestisce il possesso, il Lecce controlla, giocano meglio i siciliani ma non sfondano e si chiude così. Buone le prove di Bollino e Arcidiacono, Leonzio a quota 5 in classifica che adesso deve riprendere a marciare. Altra sconfitta per l'Acragas che cede in casa del Catanzaro. Buona comunque la prestazione della squadra di Napoli. Ancora Marco Carli. L'avvio della gara direbbe altro, ma l'Acragas esce dal cerabolo di Catanzaro a testa alta. Vantaggio calabrese in apertura con Letizia, abile a procurarsi un rigore e poi a trasformarlo spiazzando Volo. Poco dopo il quarto d'ora del raddoppio, angolo di Letizia e Riggio, lasciato solo, batte di testa il portiere acragantino. L'Acragas, nonostante i due colpi subiti, non va al tappeto, anzi reagisce e si rende pericoloso con Longo. Poi va in rete con Sepe, innescato da Salvemini, abile a rubare palla a Zanini. Il Catanzaro accusa il colpo e rischia di subire il pareggio con Parigi che mette al lato da posizione invidiabile. Ripresa intensa con la squadra di Napoli che cerca con insistenza la rete del pari, Salvemini reclama per un rigore, ci prova ancora l'attaccante biancazzurro con un tiro da fuori respinto da Nordi. Poi si avventa Parigi che si vede anticipare dalla provvidenziale chiusura di Riggio. Anche Cunzi reclama dopo essere entrato in contatto con il portiere ospite Vono, si crea anche un capannello perché Vono si lamenta con l'attaccante di casa e lo accusa di aver simulato. Poco dopo ecco la terza rete del Catanzaro sull'asse Infantino Cunzi con pallonetto del giallorosso. Partita chiusa, ma Acragas all'altezza. Si interrompe il filotto di risultati utili consecutivi del Siracusa. Gli azzurri di Paolo Bianco vengono sconfitti dal Matera col punteggio di 2-1 e rimangono a 13 punti in classifica. Daniele Di Frangia. Il Siracusa conosce la prima sconfitta interna di questo campionato. Nell'anticipo delle 14.30 del settimo turno, gli Aretusei, allenati da Paolo Bianco, cadono sotto i colpi di un Matera coraggioso che si impone per 2-1. Gara difficile da interpretare quella del Nicola De Simone. Ad aggiungersi al valore degli avversari, che fin qui non avevano particolarmente brillato, ci si aggiunge la pioggia, scesa abbondante sul rettangolo di gioco siracusano. Ed è proprio il manto inzuppato a rallentare il gioco nella prima frazione. Tra i più in forma del Siracusa c'è San Domenico. Il numero 27 è senza dubbio l'uomo più vivace nella prima parte di gara, ma i suoi tentativi non destano grandi grattacapi alla difesa ospite. Matera che ci prova alla fine del primo tempo, ma anche in questo caso la difesa e le pesanti condizioni del terreno sventano il pericolo. I lucani sono però più determinati nella ripresa e trovano il vantaggio al minuto 52. Cross di Angelo dalla fascia destra e Casoli batte sul primo palo Tomei. Nel momento più complicato però i padroni di casa hanno la chance di rimettere tutto in equilibrio. Il fallo da ultimo uomo di De Franco costa il penalty per gli azzurri. Catania è freddissimo dal dischetto al 65esimo e 1-1. L'inferiorità numerica non spaventa il Matera. Strambelli rischia di purgare gli azzurri mettendo a dura prova i guantoni di Tomei. Poi lo stesso numero 10 ospite si inventa un quarto d'ora dal termine un gol d'applausi battendo a rete da calcio piazzato. Il nuovo vantaggio lucano frastorna il Siracusa che non riesce a creare altre occasioni e dunque esce sconfitto dalla contesa. I punti per la compagine azzurra rimangono 13. Sabato gli Aretusei saranno impegnati a Monopoli. E si ferma dopo due successi consecutivi la striscia vincente del Trapani. Gli uomini di Calori non vanno oltre lo 0-0 da Pagani e trovano un solo punto in classifica. Granata che hanno sprecato con Murano un calcio di rigore che avrebbe cambiato la partita. Si ferma dopo due successi consecutivi la striscia vincente del Trapani. Gli uomini di Calori non vanno oltre lo 0-0 a Pagani e trovano un solo punto in classifica. Granata che hanno sprecato con Murano un calcio di rigore che avrebbe potuto cambiare la partita. Al terzo minuto è vacuo a creare il primo pericolo con un destro dal limite respinto da Gomis. Sono i siciliani ad essere più vivi nel primo tempo. Ci provano Maracchi e Murano ma la palla non entra. Lo stesso Murano due minuti dopo non riesce a gonfiare la rete solo davanti a Gomis. Della Paganese poche tracce e ancora la squadra di Calori a rendersi pericolosa al 39esimo con il colpo di testa di Pagliarulo che sfiora l'angolino. Unica occasione per i campani sul finale con Cesaretti. Inizia la ripresa ma la gara non decolla. Comincia la girandola dei cambi, poi a metà tempo ecco i due momenti clou del match. Al 67esimo il colpo di testa di Cesaretti va fuori di poco. Occasione migliore per i padroni di casa. Due minuti dopo arriva il rigore per il Trapani. Meroni colpisce con la mano in area, dal dischetto va Murano ma il suo cucchiaio colpisce la parte alta della traversa. Lo stesso attaccante viene fatto uscire da Calori. Trapani che riprova nel finale ma non riuscirà più a segnare la rete del successo. Finisce 0-0, un risultato che non può accontentare i siciliani.
Questo era l'ultimo servizio, ma prima di salutarvi vi ricordo che Ultima TV è visibile sui canali 87 oppure 877 del Digitale Terrestre, sul canale 50-87 della Digital Key. Vi invitiamo gentilmente a risintonizzare i canali del vostro televisore. Nel caso di problemi di ricezione del segnale, vi preghiamo di contattarci allo 095 38 74 26. In alternativa potete anche inviare una mail a segreteria@ultimatv.it o segnalazioni@ultimatv.it. Un nostro tecnico sarà a vostra disposizione. Adesso è davvero tutto. Grazie per essere stati con noi. Buon pomeriggio, a più tardi.